Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, buon anno, buon mio diciottesimo, e facciamo un'altra gara veloce, gara più lunga stavolta, 10 giri vanno bene, nuovo pilota perché non teniamo quello che avevamo ieri. E direi di andare sempre su una Ducati con Chaz Davis. Però aspettate un attimo. Di gare veloci con Chaz Davis ne ho già fatte qualcuna, quindi cambiamo pilota, dai. Prendiamoci... Ramos. Dai, andiamo con lui. Pista, Aragon, dai. Visto che è il prossimo round, tanto per essere un po' allenati. Va bene, pronti. Per questo primo video del 2020, anzi, in realtà è il secondo questo, perché ne è uscito uno proprio a mezzanotte 20, un piccolo video di pochi secondi. Comunque, primo gaming del 2022. È sempre ultimo nelle gare veloci, quindi abbiamo una rimonta. Diciamo che una last two, cioè sei ultimo, devi arrivare a fine della gara in una posizione, cioè recuperare qualche posizione dall'ultimo posto ad un altro. Comunque partire nelle retrovie già da metà gruppo qua d'Aragon è complicato. Ecco, appunto, proprio per questo è quello che Ritterberger spera di non fare quando si arriverà in questo, su questa pista qui il venerdì, nel senso il venerdì delle prove libere, poi dopo è tutto un altro giorno quando registrerò la carriera. Comunque, l'obiettivo di Ritterberger è quello di non essere ventesimo. Cioè, ventesimo passi nelle Super Pole 1, di non essere ventunesimo o peggio nelle prove libere. Intanto Ramos chiude il secondo, cioè apre il secondo giro in undicesima posizione. Tira una staccatona alla prima curva per sorpassarne due, ne perde tre di posizioni perché va lungo, molto anche. Cade con Ria, la seconda caduta di questa gara, perde altre posizioni e ritorna al 17esimo. Stessa identica posizione di quando era caduto la prima volta al primo giro, appena dopo il cavatappino che c'è, che non è quello di Laguna Seca, ma è un altro, il cavatappino spagnolo questo. Comunque riprende subito 5 posizioni perse. Ora si trova di nuovo, nuovamente 12esimo. Ricade per la seconda volta, la terza di questo Gran Premio, con Ria al cavatappino. Ria molto in difficoltà, anche con le due cadute con lo stesso pilota. Thank you.
Incredibile, Ria recupera le posizioni perse e si rimette nel gruppetto delle posizioni che contano per la top 5. Mentre il terzo, il secondo e il primo sono distanziati. Non di tanto, però. Il loro margine sugli inseguitori l'hanno guadagnato durante questi tre giri, due giri e mezzo. Però Ramos li ha già recuperati. E si è portato dietro anche una Honda. Se Ramos dovesse prendere il primo posto di questa gara, potrebbe anche andare a doppiare dei piloti, se non fa errore. E così Ramos è primo, passando Camier alla ultima e penultima curva. E ha già del margine di vantaggio. Dove voleva andare Ramos, ha sbagliato il punto di staccata, però non perde niente perché ha un gran margine. Cinque secondi di vantaggio.
Siamo arrivati a metà gara. Come ha fatto a cadere? E adesso in tutto questo ha recuperato Camera ed è a un secondo. Quattro secondi buttati via così con questa caduta stupida. Ho beccato male un cordolo. La moto ha preso il volo e poi è caduta. Com'è che cadere con alcuni cordoli tipo quelli di Jerez o quelli di della Thailandia nella curva, quella dopo la curva 5 e 6, quelle due sinistra di vicine, quindi il cambio di direzione dopo.
Si vedono anche adesso. In uscita dalle curve. Fuori il primo. Così con 14 secondi e 98, che poi sono 21. Va bene così. I distacchi. Ritterberger è arrivato nono, quindi forse per la carriera si arriverà noni. Boh, non lo so. E i doppiati. Fino al 18esimo. Giro record di Torres, va bene. Allora, il video finisce qui, noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, le solite raccomandazioni, commento, condividete, mi piace, iscrizione con attivazione di campanellina. E basta, ci vediamo in un prossimo video.